parte e il rischio effettivamente che qualcuno, specialmente anche i piccoli imprenditori, si possa trovare in difficoltà e possa essere esposto al rischio usura è sicuramente un tema che ci siamo posti, ma addirittura abbiamo cercato di anticipare proprio questo momento attraverso la Fondazione Umbria contro l'usura, che sta subendo anche delle modifiche proprio per renderla più agevole e flessibile per venire incontro a queste esigenze. Ed oggi possiamo dire che è un risultato importante quello che stiamo raggiungendo, perché a volte, come dicevo, anche piccoli imprenditori possono aver bisogno anche di una piccola cifra che non trova immediatamente le risposte che servono da parte del sistema bancario, quindi intervenire lì e intervenire subito è sicuramente importante proprio per farli ripartire e farli ripartire in sicurezza. Importantissimi sono gli accordi che si stanno in qualche modo delineando e con la nostra GEPAFIN, che avendo naturalmente un profilo bancario è in grado anche di poter assicurare quelle garanzie che a volte per le banche non sono sufficienti, e questo è importante, così come l'altro accordo con la CNA e anche un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati e dei commercialisti che si occupano di tutte le problematiche del sovrindebitamento. Questo è sicuramente importante, perché se si è diciamo si agisce in sinergia, condividendo anche problematiche e trovando soluzioni, sicuramente in questo momento può essere molto molto importante.